Siamo giunti, fratelli e sorelle, all'Epifania. Gesù, luce del mondo, viene per rivelarsi ai popoli, ai credenti, a coloro che accolgono la sua presenza, la sua parola. L'episodio di Matteo, capitolo 2, riassume ben cinque episodi dell'infanzia di Gesù. Matteo, lo sappiamo, scrive alla comunità dei convertiti dalla sinagoga e quindi ha bisogno di riallacciare gli episodi dell'infanzia di Gesù a quanto era stato, ecco, profetizzato dall'Antico Testamento per dimostrare che in Gesù si sono realizzate veramente le attese del popolo di Israele. Innanzitutto, questi personaggi misteriosi sono dei magi, sono dei sapienti, non sappiamo neanche il loro numero, la tradizione poi lo deduce dai doni che presentano. Sono dei dotti, sono dei sapienti che vengono guidati da una stella, dal sorgere di una stella. E qui Matteo richiama la profezia di Balaam. Anche lì erano venuti dei re stranieri per profetizzare contro Israele. Alla fine invece benediranno Israele e torneranno sani e salvi alla loro patria. Ecco allora che i magi, la stella, rivela ai pagani la divinità di Gesù. La rivela anche agli ebrei, a Erode. Ma mentre i magi vengono per adorare il bambino Gesù e lo trovano fra le braccia di sua madre, Erode ordisce con gli abitanti di Gerusalemme la sua morte. Ecco allora perché la salvezza viene da Dio, è donata a tutti, ma soprattutto ai pagani, perché sono gli unici che veramente, senza pregiudizi e con fede, si aprono alla presenza del Signore. Dicevamo anche dei tre doni, che dal Medioevo in poi, anche secondo alcune letture dei padri della Chiesa, rappresentano loro la regalità di Cristo, l'incenso, la sua divinità e la mirra, la prefigura la passione e morte di Gesù. Ecco allora questo invito a rivestirsi di luce. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La salvezza del Signore allora è apparsa per tutti i popoli. Facciamo in modo che una scintilla di questa luce possa, ecco, entrare nel nostro cuore, nella nostra vita. Prostriamoci anche noi ai piedi del bambino Gesù. Evitiamo di prostrarci invece dinanzi ai nostri idoli, alle divinità, agli idoli che la società ci presenta, soprattutto il nostro egoismo, l'immagine, la ricchezza, il razzismo, l'omofobia, il non rispetto della natura, il non rispetto dei diritti dei piccoli e dei profughi. E allora anche noi crederemo che quel figlio di Dio che si lascia battezzare da Giovanni, ed è quest'anno abbiamo avuto le due solennità, sia per Natale, la Sacra Famiglia, diciamo uno dopo l'altro, ecco, nel battesimo di Gesù, e siamo al capitolo di Marco, ecco, Gesù viene rivelato, è la rivelazione della Trinità. Dio rivela il suo figlio per mezzo dello Spirito. Tu sei il mio figlio amato. In te ho posto il mio compiacimento. Gesù si mette in fila con i peccatori, si lascia battezzare perché possa testimoniare a tutti che la sua opera viene dallo Spirito. Apriamo allora il nostro cuore a questo Figlio di Dio che si rivela attraverso i magi, che si rivela attraverso il battesimo, perché anche noi, come magi, come Giovanni Battista, possiamo essere testimoni fedeli e credibili dell'amore di Dio.